Buongiorno amici di Pillole. Questo weekend si vola in Sardegna, la patria di Aio. Ed ecco come si presenta la Sardegna in aprile. Come potete vedere non mancano le fighe in spiaggia. Ed eccoci qua subito al ristorante. Buongiorno, benvenuti. Trattoria Rossi. Abbiamo ordinato un guazzetto di cozze, fritturina di calamari e gamberi, spaghetto con le cozze, pigolina, come l'hai presa? E poi volevo un moisciandon ma non lo danno al calice. Sì, al centro. Tra l'altro, amore, dobbiamo mantenerci leggeri. Domani abbiamo il matrimonio. Mi sta chiedendo per la prima volta nella vita di assaggiare le cozze. Non ho mai mangiato cozze in vita mia. Cioè, vedete quanto non ha mai assaggiato una cozza. Sto pazzo. Dai. No, è troppo grossa questa. No, è piccola. Dai. Ma se vomito. Ma vomito. Oggi siamo a Trattoria Rossi, location 8, cibo 3,10. E il conto? Ah, c'è dato il conto. Sì, prego. Mirto offerto. Il conto? Ci sta. E io pago. Buongiorno. Adesso andiamo subito a fare colazione. Io invece mi andrò a fare i capelli, così magari evito di sembrare una bestia. Sei bellissima comunque. Ristorante, ma nessuno di noi ha il portafogli. E io pago. Quando glielo diciamo che siamo sensibili. Pur di non farsi la doccia, qualsiasi scusa. Di buono c'è che il cloro che c'ha addosso ci tiene lontane le zanzare. Oddio, siamo in ritardo per la chiesa e non la troviamo e non abbiamo l'indirizzo. Hai detto che? Via? Non ho idea. Quante chiese sono in via San Vittorio? Tre. Tre chiese? Noi siamo in sette, ci dividiamo in tre chiese. Adesso va bene. Ragazzi, entrate. La sposa non si aspetta fuori, eh. Ho chiesto se puoi entrare in chiesa con l'alcol. Ho fatto una figura di merda. Mi sa che mi ha cazziato la mamma di Giorgione. Non si può entrare in chiesa con la birra. Okay.
se sono rose fioriranno e... Sono cachi. Beh, allora ragazzi, adesso tutti a mangiare. Posso avere un prosecchino? Perché se sta per fare le... Si è riporto due stessi e gamberon? Siamo nel hotel Lasso. Non voglio rovinare. In realtà questo ristorante è stellato, vero Piero? Ma che cazzo me ne fotte a me? Vieni qua che ti stello io. Andiamo a prendere da mangiare? To first, to second, to dolce. Cosa pazzesca. E qui abbiamo Elena, il capo pasticcere. Vigne crackland con crema al praninato di mandorle e nocciole. Questo è già il 70° che mi mangio. Ce l'avevano promesso, infatti abbiamo detto ma che cacchio, in Sardegna neanche un... Porceddu. No, non si dice porceddu, amore. Sappi che i sardi ti accoltellano se senti che si dice. Ma come si chiamano esattamente? Questi sono porcetti, agnelli e capretti. Questo lo lasciano giusto per conoscerlo, capito? Okay. Praticamente adesso non si può più, solo che l'hanno fatto dai pastori. E poi quindi si può fare. E poi c'è l'agnello, vedi che c'è, no, c'è la coda lunga. Amici vegani, in Sardegna è veramente difficile per voi. Nonostante sia un'isola, la pesca non è di primaria importanza. Ma se gli togli un porcetto ai sardi, so cazzi. Allora ragazzi, è vero, ci siamo abbronzati, ci siamo divertiti, il matrimonio è stato bellissimo, però alla fine non abbiamo più un euro per tornare e quindi abbiamo trovato un espediente con l'hotel.